Siamo a Sabaudia, uno degli esempi maggiormente riusciti del razionalismo italiano. La sua unicità sta anche nel fatto che all'interno della sua progettazione si possono riconoscere tutti gli elementi della tradizione architettonica italiana, cioè a partire da quella imperiale, il Cardel Decumano, fino a quella rinascimentale e poi oltre, arrivando ai congiungimenti con quella del razionalismo europeo. Costruita in appena 253 giorni sul finire delle bonifiche dell'Agropontino, Sabaudia, a un centinaio di chilometri a sud di Roma, è una delle pochissime città di fondazione italiane. Fu opera di quattro giovani architetti, Luigi Piccinato, Gino Cancellotti, Eugenio Montuori ed Alfredo Scalpelli. Un altro degli elementi peculiari dell'architettura di Sabaudia è quello del riferimento a ciò che riguarda le opere pittoriche della nostra tradizione. Tra queste, una delle maggiori cui fa riferimento è l'opera pittorica di De Chirico, dunque il rapporto della città direttamente e strettamente a contatto con la natura. Pertanto la natura, come nelle opere di De Chirico, ha un legame diretto in quanto contempla e guarda e si relaziona con la natura circostante. Ricordiamo peraltro che la natura di Sabaudia è particolare, noi siamo all'interno del Parco Nazionale del Circeo e la bellezza delle sue viste traguarda questi ambiti di natura tra le quali il promontorio del Circeo. L'architettura razionalista a Sabaudia si può vedere come tutto il razionalismo che prende esempio dai primi elementi e dalle prime dettami di Adolf Loos in Austria. Ornamento e delitto è una indicazione con la quale questo architetto ci dichiara come l'ornamento sia un delitto nell'architettura razionalista. Pertanto l'architettura razionalista, e qui a Sabaudia si può vedere tranquillamente, è fatta di elementi semplici, linee semplici, materiali semplici, linee essenzialmente orizzontali, verticali e qualche volta in altre città anche l'arco. A Sabaudia evidentemente l'elemento principale architettonico è la torre del comune, dopodiché si può e si deve andare a vedere la chiesa, poi c'è l'edificio di Mazzoni che è un edificio di tasselli blu, di mosaico, bellissimo. Altre viste sono le viste che si possono vedere dai giardini di Sabaudia, cioè vederla dalla parte naturale verso l'architettura. È talmente bella che basta girarla e ci si innamora da soli. Sabaudia fa parte di quelle città che vengono chiamate città nuove, pertanto già la dicitura di nuovo vuol traguardare qualcosa che non sia fine a se stesso, ma traguarda qualcosa che guarda oltre. Essendo una città lineare, semplice e spoglia, si predispone a delle integrazioni architettoniche in relazione con ciò che è stato fatto, di qualsiasi genere, ma ovviamente non impattanti. Pensiamo a piste ciclabili, pensiamo a pavé particolari e pensiamo ad altre piccole cose che erano già state indicate dai progettisti nel 1933 quando l'hanno realizzata.